possono considerarsi miracolati gli occupanti di un SUV rimasto coinvolto ieri sera in un violento incidente verificatosi lungo la strada statale 113. Erano da poco passate le ore 20 quando, per motivi in fase di accertamento, l'auto, che viaggiava in direzione di Marcia Messina, con a bordo tre persone, si è scontrata contro un'utilitaria. L'incidente si è verificato al chilometro 140 in un tratto di strada rettilineo in territorio di Caronia. Il SUV si è ribaltato rischiando di finire in una scarpata. Fortunatamente gli occupanti del mezzo, tra cui vi era anche un bambino, non hanno riportato gravi conseguenze. Anche il conducente dell'utilitaria, la cui fiancata è stata letteralmente squarciata, non ha riportato ferite gravi. In un primo momento i soccorritori, avendo notato i mezzi totalmente distrutti, hanno per qualche istante temuto il peggio. Alcuni degli occupanti dei due mezzi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata Militello per accertamenti, ma le loro condizioni, come detto, non sono preoccupanti. Una vera e propria fortuna vista la modalità dell'incidente, la cui dinamica è adesso al vaglio degli inquirenti. Gli occupanti del SUV, a quanto pare, stavano rientrando a casa dopo aver partecipato ad un matrimonio, una festa che poteva concludersi con un epilogo ben più grave e solo per alcune circostanze fortuite non ha avuto un tragico bilancio. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.